Beh, volevo solo dire una cosa, sono andato su riguardo a quello che diceva Sergio, che secondo me l'esito delle elezioni politiche non sarà vitale per il movimento, è sbagliato vederlo con questa preoccupazione perché fortunatamente il movimento non è un movimento, non è un partito, ma è un movimento culturale, per cui al di là della parlamentare in più in meno che avremo nel Parlamento, al Senato, ci saremo sempre noi attivisti sul territorio che ogni giorno cercheremo di portare quella persona in più, quel cittadino in più e gli faremo capire che esiste un modo diverso di fare politica, non basato sulle ricette magiche, ma basato sulla trasparenza e la partecipazione, che sono gli unici elementi che ci hanno in mente. Allora, signori, noi dovremmo distinguerci, perché quando noi ci rappresentiamo ai cittadini e diciamo votateci, perché noi siamo nata cosa, allora questa è una cosa che i cittadini non fanno a me, ma qual è una cosa? Mi si tempo stesso, ma no, mo uscite voi fra tanto, due anni, hanno valutato pure a voi. Per un'altra cosa, noi dobbiamo testimoniarlo che siamo un'altra cosa. Un'altra cosa significa avere un curriculum di impegno civico, significa avere un impegno oltre di quello che uno ha fatto, di quello che si propone di fare con un giuramento morale, un giuramento etico nel quale dice: io oltre che sono Cristo, Cristo è chi state, per cui c'ho una storia che sono un po' credibile e mi propongo, perché sfido chiunque di confrontarsi con me e prima sì il cittadino a paragone di persone dice vota chi deve pesare le persone. Allora quando io mi rappresento con il mio curriculum come candidato e poi dico intanto io mi distingo perché sono un candidato portavoce, non sono un candidato onorevole, assessore, senatore, mi chiamo portavoce e questo deve essere fatto come codice etico, che io sono un portavoce, non sono uno a mente eccesso, scienziato, vado là, piglia la bacchetta magica, no, io sono il terminale di un insieme di attivismo civico e di partecipazione che porta a portare avanti delle problematiche, delle mobilitazioni da poter risolvere. Allora io dico, il candidato si deve distinguere, si impara la cosa, perché gli presento un video, io parlo, io faccio un banchetto, poi metto un video che dico, ho giurato che io sono questo, ho fatto questo, farò questo e farò questo. Ma quando io non mi prendo questi impegni, che io mi dico per miglior 75, rinuncio al 73, mi miglior 25%, ma se ho 25% è troppo pure per uno che riesce a fare politica con parsimonia, sono sempre uno che faccia a giocare agli altri qualcosa. Allora non esiste un 75 o 25, deve esistere un principio fondamentale. La politica si fa perché uno si dona a quella cosa, si fa per dovere civico e si fa perché è un servizio pubblico, io dicevo da un paese, devo ripetere, servizio pubblico. Ma i soldi che prendono i rappresentanti devono essere, ecco perché dici, io sono grata cosa, perché mi piglio i soldi di quelle che sono le reali spese che io affronto per rappresentare voi, cittadini. Io non voglio l'uovo pane dai miei figli, però non voglio manco guadagnare. Non voglio guadagnare, allora ecco si fa il bilancio, si dice tu che hai 15.000 euro, ma esci 7.000, facciamo la colletta, andiamo a fare chiesa, facciamo il banchetto, il nostro candidato con tutta la sua parsimoneria, non ha speso 7.000 euro, dice 7.000 euro come comandare a sua quantità, ma se invece 5.000 euro ha speso 2.000 euro, quel candidato 3.000 euro se può scordare se mette in da sacca, perché se non è, come, è diverso dagli altri, è come gli altri, perché seppure 2.000 euro sono sempre qualcosa che ha guadagnato e questo dovrebbe far parte del codice etico. Sto parlando di soldi, ma abbiamo parlato di altre cose perché la politica è molto complessa. Quando un candidato per legge, per regolamento, ha bisogno di uno segretario, uno consigliere, uno consulente, tutte cose che in legge l'hanno istituite queste cose. Quel candidato non deve essere un datore di lavoro, deve essere sempre il portavoce, che dice ah, c'è bisogno di un consigliere,
e un consulente, allora saranno sempre cittadini nell'assemblea, che non sarà il candidato a Elea a portarsi la squadra, sarà l'assemblea che dice allora, sento noi, facciamo un banco, facciamo una consulenza nostra. E quindi praticamente, sì, praticamente il candidato deve essere un portavoce. Io devo fare una comunicazione di servizio, non so se qualcuno nel frattempo scappa, ci metto davvero 2 minuti. Tu sei Enzo, quindi dopo vengo a Alfonso, dopo di lui. Alfonso. No, io vorrei dire breve. Allora, vorrei dire solo una cosa brevissima. Io diciamo partecipo al movimento, il movimento è il movimento. Cioè non è un partito, è un movimento che ci determina e ci differenzia dagli altri partiti, perché siamo fatti in una certa maniera. Poi secondo me il metodo è fondamentale, quindi non è importante che noi arriviamo, io non voglio arrivare al potere con l'obiettivo di arrivare al potere per giungere al potere basso, voglio arrivare in un certo metodo, con un certo metodo, in un certo modo al potere, e quello non può prescindere. Quindi anche la campagna elettorale, quando la faremo, secondo me dovremmo differenziarci dagli altri. Io non voglio fare incontri pubblici, voglio fare assemblee, io non voglio mettere manifesti. Voglio fare in modo tale che comunque le persone vengano rese partecipi delle nostre idee, quindi coinvolgere gli altri. Io voglio parlare con gli altri, non voglio mandare un messaggio tramite un manifesto oppure un volantino. Io voglio coinvolgere tutte quante le persone e far sì che ci sia più partecipazione possibile. E anche quando parliamo alla fine, io vedo, no, purtroppo in questa assemblea, con tutto quanto con il movimento, che siamo sempre, vabbè io non tanto, però siamo sempre gli stessi a parlare. Io vorrei che tutti quanti parlassero un po' di più. E se uno non può parlare, costringerlo a farlo. Io vorrei che, ne so, che lui mi dicesse qualcosa, che lui anche che sta da dire, non aveva mille cose da dire, non lo può dire, non lo dice perché non c'ha l'iniziativa di farlo. Dimmi qualcosa la tua. Cioè vorrei così, non voglio che siano sempre gli stessi, per anche una forma inevitabile di protagonismo a parlare. Che le idee vengono da tutti, non vengono dagli stessi. Perché la parte importante è partecipare, il resto è relativo. E noi arriveremo sicuramente al potere, ma sarà un potere diverso, perché sarà un potere di partecipazione. Questo è quanto. Ogni volta che uno prende la parola di indicare il successivo che parla. Enzo. Chi è il successivo che parla? Sarò estremamente asciutto. Sicuramente è importantissimo il movimento, e soprattutto un movimento culturale, non è un movimento nato per le elezioni, però adesso storicamente abbiamo le elezioni da qui a breve, ci dobbiamo occupare anche di questo. Io un po' di tempo fa ho lanciato la questione del coordinamento dei rappresentanti di lista. Qui voglio semplicemente dire, come comunicazione di servizio, che è nato un gruppo Facebook M5S coordinamento campagna 1 rappresentanti di lista. È importantissimo avere dei rappresentanti di lista, anche perché è uno strumento di democrazia, ed è bene che per allargare la partecipazione ci siano degli attivisti o dei simpatizzanti che puntiamo in questo tipo di attività, anche perché non dobbiamo difendere solo i voti nostri. E io dal mio punto di vista penso che sia importante fare differenza tra un eletto in più, un eletto in meno del Movimento 5 Stelle, perché noi uno sconvolge tutto, figuriamoci due quello che possono combinare. Quindi con queste premesse vi dico, qui ho capito che ci sono un paio di comuni che nel gruppo di coordinamento non hanno scelto un referente per coordinare questi 2.900 rappresentanti che ci servono, 2.900 rappresentanti circa che ci servono tra Napoli e provincia. Quindi la proposta concreta è questo qua. Io ho sentito, c'è Ercolano e c'è Castello di Cisterna. Se io sono Enzo Amato, potete contattarmi su Facebook. Se a margine della riunione posso parlare con voi o eventualmente con i comuni presenti che non sono, che non hanno scelto un referente per i rappresentanti di lista, parliamo tecnicamente di quali sono le esigenze per coordinare i rappresentanti di lista sul territorio. Su Facebook, se Mimmo mi ricorda, sono Enzo Boldiracamato. In generale la mia email è info@enzoamato.it, ma in ogni caso aprirò un posto finalmente sul forum di coordinamento dei comuni vesuviani
già l'avevo ripromesso la volta precedente, però tra le mille cose da fare non l'ho fatto. Quindi chi è interessato a coordinare i rappresentanti di lista sul proprio territorio deve fare riferimento in questo ambito a me, però comunque c'è un gruppo di Facebook M5S, coordinamento rappresentanti di lista campagna 1. Abbiamo bisogno di 2900 rappresentanti di lista per Camera e per Senato. Oltre a raccogliere i voti, visto che siamo in campagna elettorale, li dobbiamo pure difendere nei seggi. Quindi questa è la mia comunicazione, vi voglio bene. Comunicazione di servizio. Comunicazione di servizio, che dato il ricordo, se dopo fate una donazione volontaria per pagare la sala, avevamo dimenticato di dirlo all'inizio, cioè qui la cassettina ce la passiamo a 1,50 euro con le colette e raccogliamo i soldi. Ciro, grazie. Io volevo solo brevemente dire una cosa molto breve. Allora, io credo che non sia in dubbio, anche se ho sentito alcune cose a cui rapidamente ribadisco, credo che non sia in dubbio che sia comunque molto importante per noi ottenere il miglior risultato possibile da questa elezione. Perché è una cosa logica e realistica che il nostro peso sarà in proporzione al risultato che otterremo alle elezioni politiche. Questo è fortissimo, perché anche se è vero, come dicevo, siamo un paio di domande, che noi siamo portatori di cultura e di Stato, è anche vero che realisticamente, storicamente realisticamente c'è sempre stato un collegamento fra il potere e la cultura, e di solito il potere ha sempre imposto la cultura dominante, quindi chi vuole essere portatore di cultura e vuole affermare la sua cultura deve inevitabilmente puntare ad acquisire il potere, purtroppo è così. Quindi credo non si possa mettere in dubbio, per quasi siamo portatori di cultura, lo saremo sempre, però ci dobbiamo impegnare nell'acquisire una quota maggiore di potere che è possibile. E quindi dobbiamo impegnarci appunto in queste elezioni, che sono quelle che realisticamente danno potere, per ottenere il miglior risultato possibile. Io inoltre mi ponevo un interrogativo. Giustamente si è parlato, dobbiamo giustamente per ottenere il miglior risultato possibile alle elezioni, dobbiamo usare gli strumenti. Ci permetteranno di fare la campagna elettorale nel modo migliore possibile. Allora, ho sentito giustamente citare gli strumenti, internet per esempio, qua il movimento per sua natura è nato su internet e usa molto internet. Internet è uno strumento valido per fare una buona campagna elettorale, lo è entro un certo ambito. Ci sono tanti altri strumenti, c'è la manifestazione che può essere valida, c'è il comizio che può essere valido, c'è la riunione pubblica qualsiasi con gli amici in piazza. Allora, tutti questi strumenti sono tutti validi. Una cosa che mi ha lasciato un po' perplesso è, sento dire da più parti, però noi non siamo nei media, non siamo nei giornali, non siamo nelle televisioni, che comunque giustamente, come ha detto anche qualcun altro, sono tuttora il mezzo più potente per fare la campagna elettorale, per influenzare l'opinione pubblica, ottenere voti, eccetera. Io mi chiedo, ma è possibile che noi in qualche modo siamo rassegnati, che non dobbiamo essere nei media, nei giornali, che sono tuttora il mezzo più potente? Penso di no. Penso che noi dobbiamo fare in modo innanzitutto di creare dei canali per comunque essere sui media e sui giornali. Poi, se è vero che internet è importante, che il comizio è importante, è anche vero che tutte queste forme, diciamo, di comunicazione possono essere sfruttate in modo da avere un risalto tale che rimbalzeranno poi sulle televisioni, sui giornali. C'è qualcosa che sarà su internet, un comizio, una manifestazione, se sarà fatta bene avrà un risalto, dovrà necessariamente poi rimbalzare anche sui mezzi di comunicazione di massa. Quindi io mi starei attento a non chiuderci, diciamo, a escludere che dobbiamo utilizzare, però dico, se creiamo una grande rete umana, come diceva Sergio, questa grande rete umana, se è davvero una cosa importante, non potrà non avere il salto sui media, perché altrimenti significa che non sarà stata creata una rete umana veramente importante come noi pensiamo di farlo. Quindi io direi di non dare per scontato che noi non dobbiamo essere sui media, televisione e giornale. Noi ci dobbiamo essere nel modo magari che vogliamo noi, però ci dobbiamo essere, dobbiamo comunque puntare a un risalto, perché questo è importante per arrivare appunto
a comunicare a tutte le persone quelle che sono le nostre idee, che già qualcuno ha detto che molti non le sanno proprio, ma noi dobbiamo fare in modo che il maggior numero di persone possibile possa conoscere le nostre idee ed apprezzarle. Cappella. Allora, io sono Carmela Imperato e gruppo Movimento 5 Stelle Ercolani. Solo una cosa volevo puntualizzare sull'intervento di Grillo a Napoli. Penso che si farà a Napoli, però se si poteva la gente di Grillo puntualizzare un po' sulle problematiche degli attivisti dell'area vesuviana. Fare un po' il punto sulle problematiche dell'area vesuviana, solo questo, in agenda. E va bene, allora chiudiamo con Carmela l'intervento sulla questione delle elezioni. Danilo introdurrà un nuovo argomento, così mi sembra di capire. Purtroppo si è fatto tardi, sicuramente dobbiamo fare anche un po' di sana autocritica, perché questa serata, se ci fosse stato un ordine del giorno, sicuramente sarebbe stata più proficua, diciamo, lo dico molto onestamente. Quindi l'invito interagire durante l'arco di tutto il mese, perché queste due ore, se diciamo tutti quanti mi ascoltano in questo momento. Ragazzi, un attimo di attenzione. Allora, in queste due ore, diciamo, noi dovremmo concentrare il lavoro di un mese. Quindi vi esorto, in questo mese, in questo lasso di tempo, comunichiamo. Io ho visto sul forum pochissimi argomenti aperti, ma tutte queste cose che abbiamo da dirci, vedo in queste due ore, perché non ce le diciamo durante un mese intero? Quindi vi invito, diciamo, a utilizzare il forum e quindi per la prossima riunione a condividere l'ordine del giorno, in modo che noi già avremo un ordine del giorno condiviso e già sappiamo dove parlare, dove andare a parare e anche magari portare dei risultati. Ora torniamo all'obiettivo della riunione. Diciamo di sicuro uno degli obiettivi importanti era quello della campagna elettorale, va bene, però di sicuro l'argomento principale è quello di organizzarsi per condurre delle battaglie comuni. Prima Marco Sacco diceva, lo vedo che non si è parlato più dell'alveo pollena, e invece diciamo durante il mese ci sta il forum dove uno può aprire un argomento, lo chiama alveo pollena, diciamo spiega la situazione a tutti quanti, se ad esempio Cercola e Pollena sono interessati, si aggregheranno alla battaglia che condurrà Marco e diciamo porteranno avanti l'iniziativa. Quindi proprio come modus operandi, diciamo, da adottare, io direi facciamo in questo modo: durante il mese sul forum postiamo degli argomenti comuni, il fiume Sarno prima di si diceva, allora Ernesto o qualcun altro di Castellammare si premurerà di caricare tutti i documenti, illustrare l'iniziativa sul fiume Sarno, poi chi vorrà, tutti i comuni circostanti, Scafati, Poggiomarino, eccetera eccetera, seguiranno Ernesto e condurranno assieme questa battaglia. Questa è la mia proposta a livello operativo. Ora stasera, come mia proposta personale, vorrei portarvi all'attenzione un problema, che è la questione dei rifiuti, la gestione dei rifiuti. Se sono 65 iscritti sul forum, mi dice Fabrizio, di cui 30 siamo di San Giorgio, c'è un problema a monte, cioè ancora non ci siamo attrezzati per parlare. Però fare questi discorsi alle 11:15, quando siamo rimasti sia no un terzo di quelli che c'erano, è un altro fiasco. Quindi prepariamoci per la prossima cosa, ancora campagna elettorale. La prima cosa, iscriviamoci tutti. Ripariamo, perché se no discutiamo del nulla. Cioè, l'iniziativa è lodevole, adesso poi quando questa è una riunione dei paesi vesuviani, parliamo del problema dei paesi vesuviani, se no 9 febbraio. Allora Peppe, scusa, stiamo dicendo la stessa cosa. Io all'inizio ho fatto presente che se durante questo mese non comunichiamo, queste, permettetemi di dire, diventano riunioni sfogatoio. Allora noi non dobbiamo fare lo sfogatoio, non è che ci vediamo per raccontare tutto quello che non va, perché purtroppo
dovunque non vanno le cose, non vanno a Napoli Est, non vanno a San Giorgio, non vanno ad Acerra. Allora noi diciamo, dobbiamo dare, dobbiamo... Allora scusami Tina, io questo sto dicendo, per costituire i gruppi di lavoro non lo possiamo fare stasera alle 11:30 perché ovviamente molte persone sono andate via. Allora dobbiamo fare in questo modo, per... se posso avere l'attenzione di tutti. Allora l'obiettivo è quello di costituire dei gruppi di lavoro. Quindi vi ripeto, secondo me la soluzione più semplice e immediata è scriversi innanzitutto al forum, mettersi tutti quanti in contatto in questo mese, proporre delle tematiche comuni tipo l'inceneritore di Acerra, l'alveo Pollena, la costa, il fiume Sarno, eccetera eccetera, e su queste tematiche creare dei gruppi di lavoro. Io questo diciamo... Allora, l'obiettivo di queste riunioni è proprio quello di fare massa critica. Allora, se c'è un problema a Torre del Greco, magari è sentito anche dai comuni limitrofi, tutti quanti accorreranno nel momento in cui si farà la manifestazione a Torre del Greco, accorreranno sul territorio, e questo proprio l'obiettivo, è nato ora questo gruppo, a questo si è posto questo obiettivo, credo, comune e condiviso da tutti. Quindi noi stiamo lavorando proprio per questo. Quindi ripeto, il lavoro deve avvenire durante il mese, questo è solo il momento conclusivo. Evitiamo riunioni dove si parla, però poi di concreto non riusciamo a mettere giù delle cose operative. Allora, ora io volevo anticiparvi una problematica che già ho riportato nel forum, ma che non ho ricevuto risposta da nessuno. Cioè nel forum, ora c'è Fabrizio Leo che lui ha creato il forum è stato impostato secondo sezioni tematiche, ambiente, trasporti, acqua, eccetera eccetera. Io nella sezione ambiente ho postato un argomento, ovvero gestione dei rifiuti provinciale. Allora dovete sapere, ora ve lo anticipo, poi per tutte le altre informazioni basta iscrivervi al forum e andare nella sezione ambiente. Allora vi anticipo che nei mesi scorsi... Ma però scusate, un po' di silenzio per favore. Allora, nei mesi scorsi è stato stipulato un accordo di programma tra 16 comuni della provincia di Napoli per la gestione in house dei rifiuti, cosa molto interessante. Allora, ogni comune, secondo questo accordo, doveva specializzarsi nella gestione di un tipo di frazione di rifiuto. Ad esempio, Cercola si specializzava nel vetro, Ercolano nell'organico, Pollena non ricordo il genere. Insomma, ogni comune si specializzava in modo da creare un consorzio tra comuni e gestire i propri rifiuti. Dal momento che la tracciatura dei rifiuti è un tema molto sentito dal movimento, eccetera, eccetera, perché non impegnarsi su questo argomento? Allora, stranamente la cosa si è arenata. Non si capisce per quale motivo venne fatto lo schema di accordo con la firma della regione Campania, di tutti i 16 sindaci dell'area vesuviana, ma poi la cosa, ripeto, stranamente si è arenata. Perché si è arenata? Perché in pratica il promotore di questo accordo principalmente era il sindaco Ciro Correndo, uomo di Portici, e un altro sindaco di San Sebastiano. E due su tre, non so se quello di San Sebastiano è rimasto, sono andati via. Non c'è la scritta politica di questo accordo, non so che valenza giuridica l'accordo per poter essere
No, perché l'accordo di programma è sempre l'accordo di programma. Rimane. Allora, noi diciamo in questo momento io ho postato l'accordo di programma, l'ho stampato, anzi ne ho stampato anche una copia cartacea che l'ho portata. Allora, qui c'è l'accordo di programma che ho caricato sul forum, quindi è scaricabile da tutti quanti. Direi innanzitutto di studiarci la materia. Cosa potremmo fare noi ora in questo momento per voler fare una proposta operativa? Potremmo fare in questo modo: ognuno nel proprio comune chiede a che punto si è per, diciamo, i comuni che hanno aderito, si protocolla un'istanza chiedendo ad esempio: caro assessore all'ambiente, come mai non ho capito? Allora, ora vediamo, caro assessore all'ambiente, come mai questo accordo non è mai decollato? Cerchiamo di avere delle informazioni dai vari enti locali. In questo modo poi possiamo incrociare tutti i dati e iniziare a ricostruire la situazione. Quindi direi innanzitutto di avviare una fase di studio proprio dei documenti, scambiandoci sempre informazioni sul forum. Allora, se volete io protocollerò una proposta tipo, una istanza tipo, che è uguale per tutti quanti i comuni, che ognuno in proprio protocollerà, di accesso agli atti, che ognuno in proprio, un'interrogazione all'assessore, che ognuno protocollerà al proprio comune, ripeto, in modo da ottenere quante più informazioni possibili. Allora, l'accordo secondo me ha una sua bontà, cioè il fatto di consorziarsi tra i comuni e avviare un ciclo di gestione in house, in proprio, senza dar conto alla regione, eccetera, eccetera, è già secondo me una cosa positiva, perché in questo modo si ha una gestione quasi a chilometro zero, tra virgolette, ovviamente, del proprio rifiuto. Quindi noi potremmo partire da quello che sta, non è detto che fanno sempre cose negative, diciamo prendiamo quello che c'è di buono dalle istituzioni e partiamo proprio da quello, anche perché loro già hanno dettato una linea, non dovremmo costruire nulla di nuovo, dovremmo semplicemente sollecitare e approfondire. Posso anche